Questo è un anno particolare perché si chiude il 2017, ma si chiude anche una legislatura. Io voglio parlare del fatto che niente è scontato, perché noi, se io sono partito 10 anni fa ad essere attivo attraverso i meetup, queste piattaforme che ci metteva insieme e facevano delle iniziative, e non pensavamo minimamente di fare un'azione politica dentro le istituzioni. Era tutto attività civile attraverso i territori, andavamo, ci occupavamo dei rifiuti e ci stimolavamo le amministrazioni, parlavamo con le associazioni. Quando si è deciso di candidarsi all'interno delle istituzioni, prima regionali, poi prima comunali, poi regionali, c'è stato un dibattito perché non tutti erano d'accordo che quella fosse la strada. Poi, dopo questo dibattito, si è deciso: mettiamo i cittadini anche dentro le istituzioni, non solo fuori. Quindi questo è stato il primo passaggio che non era scontato. E siamo partiti naturalmente da sognatori, da folli, e man mano sono entrati le prime decine di persone all'interno delle istituzioni, abbiamo avuto i primi sindaci. Non era scontato arrivare in Parlamento. 5 anni fa stavamo raccogliendo le firme sotto alla neve, sotto al freddo, quando pioveva, quando faceva la grandine, e nessuno ci diceva che quelle firme le avrebbero validate, ci avrebbero dato la possibilità di candidarci. Era una scommessa, perché comunque sono state raccolte 500.000 firme, cosa che nessun'altra forza fino adesso è mai riuscito a fare, perché tutte le altre partitini che si sono presentate negli ultimi 20 anni avevano delle deroghe dal Parlamento, non presentavano le firme raccolte attraverso i banchetti. Anche quella è stata una sfida che non era per niente scontata, arrivare a un 25% nel Parlamento. Oggi abbiamo la sfida più grande del governo del Paese, anche questo per nulla scontato, anche questo forse ci dovrà vedere sotto all'acqua, sotto alla neve, ci dovrà vedere porta per porta, condominio per condominio, ci dovrà far incontrare le persone che oggi non ci conoscono, o magari ci conoscono solo attraverso i media, e quindi per i media siamo brutti e cattivi per tutte queste persone. Poi quando ci incontrano, la prima cosa che dicono: ah, però non credevo che fosse così. Quindi diciamo smontare quel pregiudizio che ci ha costruito tutto il mondo che ci racconta intorno, ma non è che siamo noi quando ci incontrano le persone. E anche questa sarà questa sfida, ma la sfida è per le cose che portiamo, cioè per il reddito di cittadinanza con cui per il quale ci stiamo battendo da tanti anni, abbiamo fatto le marce, per investire nella scuola pubblica, per investire nella cultura, che siamo ultimi in tutto il mondo, siamo terzultimi in Europa in investimenti. Tutte quelle cose che abbiamo messo nel programma, in che questi anni abbiamo costruito con i cittadini. Noi portiamo avanti quello, non ci interessa portare avanti altri tipi di logica, ma solo la logica del programma che abbiamo scritto. Io sono fiero di aver concluso questa legislatura dando il mio forte contributo, ho scritto materialmente il programma sulla scuola, sulla cultura, sull'università, dopo 5 anni di esperienze e dopo 5 anni di studio, perché in questi 5 anni si studia anche, sono andato in Finlandia, sono andato in Francia, ho incontrato tante persone e quindi si approfondiscono i temi. E questa è l'eredità che io penso di lasciare, anche oltre alle battaglie del territorio che chi ha seguito ha potuto notare. Ma oggi secondo me il ringraziamento forte deve andare a Ludovico, deve andare a Cristina, a Francesco, deve andare a Mimmo, Domenico, deve andare a Franca, deve andare a Massimo, tutte le persone che in questi anni hanno tenuto duro sul territorio, perché sul territorio è difficile, sei scoperto e sei sotto qualsiasi tipo di attacco. Queste persone non sono scomparse dopo le elezioni, non sono scomparse dopo i momenti clou, sono state sempre presenti e man mano cercano di costruire anche, se non partecipa attivamente al Movimento 5 Stelle. Veronica, dov'è? Lo salutate? Ecco.
si è messo là dietro, Veronica, Antonio, Rosa, Geppi che non c'è, e purtroppo lavora, facciamo il brindisi quando non c'è, la salutiamo, e che lei non fa parte del Movimento 5 Stelle, però diciamo ha, cioè non partecipa attivamente ai meetup, però ha sostanzialmente fatto tante battaglie che il gruppo ha condiviso, ha sostenuto, aiutandole all'interno dell'associazione. Io credo che di queste forze, e anche nel passato, nel nostro territorio, noi abbiamo Camillo, che saluto, che fa tante battaglie sui marittimi, che condividiamo, e anche di informazioni. E tutte queste battaglie che noi facciamo, e anche nel passato ci sono state delle persone che le hanno fatte, quindi il nostro territorio è pieno di esempi negativi, ma noi ci dobbiamo ispirare a quelli positivi, perché poi se qualche cambiamento in positivo da 50 anni su questi territori è avvenuto, qualcuno l'avrà fatto, forse non lo conosciamo neanche, ma ci dobbiamo ispirare a quelle persone che hanno fatto, e quello dobbiamo portare avanti. Il riscatto di Torre del Greco, il riscatto di questo territorio, quelli che sono riusciti a mettere delle pietre positive. Ispiriamoci agli esempi positivi che abbiamo intorno a noi, perché individuare gli esempi negativi lo sanno fare tutti, abitare, che quello non lo sa fare, quello è così, lo sappiamo fare tutti, non è una abilità. Ispirarsi a un esempio positivo è un'abilità abbastanza impegnativa, ed è quella che noi dovremmo fare. Per questo è l'augurio che vi faccio, spero un augurio corale per il prossimo anno, di ispirazione agli esempi positivi per cambiare realmente le cose in questa città e nel paese intero.